Quando si esamina tutto questo attentamente, e per farlo basta rivolgere l'attenzione ad una singola esistenza, diventa chiaro che attraverso la mancanza di fede ci rendiamo poveri per la prossima incarnazione, ottusi ed incapaci di accogliere la conoscenza in una incarnazione futura. La conoscenza e la fede, quindi, stanno soltanto teoricamente in contrasto tra loro. Il volerle contrapporre assomiglia ad una discussione tra due persone delle quali una dica: al progresso dell'umanità hanno contribuito finora solo le donne, e l'altra persona risponda: no, sono gli uomini. Lo scienziato dello spirito sa che la fede e la conoscenza si comportano l'una rispetto all'altra, come nella vita fisica esteriore i due sessi si comportano l'uno con l'altro. Non c'è differenza. Questo parallelismo si spinge fino al punto per cui, come un essere umano di regola si incarna una volta come uomo e la successiva come donna, e così via attraverso le varie incarnazioni, allo stesso modo, un'incarnazione in cui si è prevalentemente persone di fede si alterna con un'altra in cui si è prevalentemente persone di conoscenza. Queste polarità si completano fruttuosamente a vicenda. Ci sono anche altre forze dell'anima umana che stanno tra loro in un simile rapporto di reciproco completamento. Ad esempio, la capacità di amare e la forza interiore dell'affermazione di sé, l'armonia interiore che ci fa poggiare su noi stessi e ci dà di sapere qual è il nostro compito nella vita. Ebbene, anche qui si alternano le incarnazioni per l'individuo. Da un'incarnazione caratterizzata da amore pieno di dedizione per il mondo circostante, ad un'altra incarnazione nella quale ci si sente chiamati a non perdersi nel mondo esterno, ma a rafforzarsi nella propria interiorità, concentrandosi sul proprio progresso, a patto che questo non porti ad una mancanza d'amore verso il prossimo. Anche questi due modi di vivere si richiamano a vicenda. Quindi non è vero che basterebbe che uno scienziato dello spirito fosse pronto al sacrificio, poiché per offrire qualcosa bisogna prima averlo. Se si ha poco da offrire, allora anche il sacrificio di se stessi avrà poco valore. È una forma di egoismo, di pigrizia, il non tendere a quella perfezione che rende il nostro contributo realmente valido per l'altro. Il mondo esterno rivolge facilmente il seguente rimprovero allo scienziato dello spirito: tu cerchi soltanto il progresso della tua anima. Certamente in questa ricerca emergono molti aspetti spiacevoli. Tanto egoismo, ma nel nostro tempo si sperpera un'infinità di forze in nome dell'amore e di dedizione. Con questo non intendo certo incitare al disamore, ma l'amore senza saggezza può risultare qualcosa di molto sbagliato, che provoca più danni che vantaggi. Gli uomini di oggi hanno bisogno di tornare a nutrire le loro anime per dare un nuovo impulso all'evoluzione dell'umanità. Per realizzare questo, c'è bisogno di azioni nuove che non poggino esclusivamente sulla tradizione. La scienza dello spirito ha la missione di essere un seme culturale che deve germogliare nel futuro, e qui c'è di nuovo una relazione come quella tra fede e ragione, tra amore per l'altro e affermazione di sé. Chi è convinto che alla propria morte seguirà una vita eterna che esula dalla terra, non potrà dare il giusto valore alla vita terrena per l'evoluzione dell'uomo.
noi impariamo di più proprio dai nostri insuccessi. E quanto è raro avere la possibilità di una vita di rifare meglio ciò che abbiamo fatto in modo sbagliato. Se tutto quello che abbiamo imparato nella nostra vita sulla Terra andasse perduto quando moriamo, la vita non avrebbe alcun senso. Non ha senso parlare di un continuo cammino di perfezione se si crede ad una vita eterna al di fuori della Terra o se non si crede affatto ad una vita dopo la morte. La cultura contemporanea è organizzata in modo tale da racimolare ben poco per la prossima epoca culturale. Le anime si sono impoverite nel corso delle incarnazioni. Prima del mistero del Golgota c'erano forze di chiaroveggenza e magiche, forze di volontà, fino a quando poi, al tempo del Cristo Gesù, erano rimaste soltanto forze demoniache e malvagie. Basta leggere i Vangeli a questo proposito. La relazione con le forze divino-spirituali era andata perduta negli uomini. Poi venne lo spirito del sole e da quel momento gli uomini hanno vissuto 2, 3 o anche 4 incarnazioni, ma il cristianesimo ha agito solo debolmente su di essi, perché si trattava di anime che si erano infiacchite nel corso dell'evoluzione umana. Quanto si fossero indebolite ce lo mostra l'ondata culturale di buddismo che ne è seguita. Il buddismo conserva le dottrine del karma e della reincarnazione come facenti parte della tradizione, ma vede il senso dell'evoluzione futura nel far di tutto per lasciare la terra il più presto possibile. Tutto ciò che è atto ad entusiasmare gli uomini per la missione da compiere sulla terra è completamente sparito nel buddismo. Se il buddismo si diffondesse in Occidente, questo sarebbe una prova di quanto esili siano divenute le anime, quanto incapaci di vivere, quanto inadatte ad affrontare la loro missione sulla Terra. Quando il cristianesimo si diffuse in Occidente, anche le anime che lo accolsero erano deboli. E per questo il cristianesimo ha potuto sviluppare solo la sua veste esteriore. E allora ciò di cui gli uomini hanno bisogno adesso è un'interiorizzazione delle loro anime. L'anima umana ha avuto deboli incarnazioni e il cristianesimo l'ha sostenuta esteriormente. Ora le anime umane devono rinforzarsi interiormente. Perciò non è tanto importante quello che si fa nella vita esteriore, ma il modo in cui si fa fluire la vita interiore in quella esteriore, il modo in cui ci si rinforza e ci si interiorizza accogliendo le verità del karma e della reincarnazione. Per quanto sia soltanto un modesto inizio, ciò che la scienza dello spirito ha da fare ha comunque un valore immenso, poiché porta all'umanità ciò che dovrà essere un cardine fondante della cultura futura. La vita diventerà sempre più complicata e a questo non c'è rimedio. Ma nella vita, secondo la scienza dello spirito, gli uomini si uniranno grazie a ciò che vive nelle loro anime. La scienza dello spirito porta beatitudine nella vita interiore, ma per far questo deve dapprima fare ingresso nelle anime degli uomini. Alla pienezza della propria vita interiore deve lavorare ogni singolo uomo, mentre prima si faceva più affidamento su istanze esterne. Le istituzioni esterne diventeranno però sempre più complicate, al punto che gli uomini non ci si raccapezzeranno più. Ma l'uomo vero deve saper trovare la propria via a partire da se stesso. È un po' come quando si va per strada. Non è prescritto per legge che gli uomini non debbano cozzare gli uni contro gli altri, però la cosa viene evitata seguendo un impulso interiore. Anche se oggi c'è la tendenza ad imprigionare l'essere umano per motivi di sicurezza tra un medico e un poliziotto,
Per fortuna non siamo ancora arrivati a questo punto. Quando le idee della reincarnazione e del karma si radicheranno nelle anime degli uomini, nascerà un nuovo modo di vivere in tutti i campi. A noi non interessa più di tanto ciò che è stato detto. La cosa più importante è che la scienza dello spirito ci animi con le idee del karma e della reincarnazione, al punto da poter intuire come sarà la vita quando tutti gli uomini saranno pervasi da queste idee. La nostra cultura si è impostata sul rifiuto delle idee del karma e della reincarnazione. Essa ci comporta nei confronti della cultura futura proprio come chi, ritenendo che karma ed incarnazione siano un'assurdità perché dopo la morte non si vede nulla dell'anima, è di fronte a chi afferma: è possibile arrivare a sapere che karma e reincarnazione esistono se si osserva attentamente l'essere umano. La convinzione di star lavorando alla nascita di una nuova cultura è ciò che nel tempo presente può tenere unito un gruppo di uomini, e in questo senso si possono chiamare questi uomini scienziati dello spirito.